Il presidente Cairo, che microfono in pugno, scalda i tifosi lanciando sfide alle grandi del campionato. Curva a maratona piena, Recoba che ringrazia lanciando palloni autografati verso il pubblico. Lo accompagna davanti agli ultra tutta la squadra, quasi a benedire collettivamente il nuovo acquisto. Ovazione, tripudio di folla, scene da una mattinata senza precedenti. Presentazione show per 4.000 tifosi allo stadio olimpico. El Chino, soprannome dell'attaccante uruguaiano da 10 anni in Italia, fa lievitare gli entusiasmi granata. Poi subito con gli altri compagni per l'allenamento agli ordini di Novellino, l'allenatore che nel 1999 al Venezia lo guidò nella sua migliore stagione italiana. Già arruolabile, come suol dirsi, domani pomeriggio Alvaro Recoba potrebbe già far parte del Torino che affronterà qui allo Stadio Olimpico la Regina, almeno per uno spezzone di partita. Il trasferimento dell'uruguaiano dall'Inter sancisce anche la nuova alleanza con il club nerazzurro. Prestito gratuito, il Toro contribuirà solo con 500.000 euro all'ingaggio da 1,5 milioni percepito dalla società di Moratti. Nella tarda mattinata si è aggregato al gruppo anche Della Fiore, l'altro neoacquisto prelevato dal Palermo. Al termine dell'allenamento, la conferenza stampa di Alvaro Recoba, ve la proporremo nella seconda edizione questa sera del nostro telegiornale.